Grazie Presidente. Allora, volevo rassicurare il consigliere Fassina. In città metropolitana abbiamo istituito un tavolo tecnico di studio per la ripubblicizzazione del servizio idrico e a cui hanno aderito diversi sindaci della provincia, che comincerà i suoi lavori già entro il 20 gennaio prossimo. Quindi di conseguenza già ci stiamo lavorando. Non è rimasta lettera morta la mozione portata qui in aula il 4 luglio scorso. Per quanto riguarda invece ciò che diceva la consigliera Baglio, in realtà il Movimento 5 Stelle è completamente differente rispetto al loro partito e loro quantomeno credo che voi siete un po' confusi quando vedete come noi ci muoviamo, cioè non fa parte di noi lo spoil system, non siamo persone che andiamo a lottizzare le aziende. Anche perché credo che colui che era stato, che ha governato l'azienda prima dell'avvento e della nuova governance scelta da questa amministrazione, credo che quel nome sia uscito in qualche ufficio che sta tra Laterina e Firenze, quindi scelto dalla Fatina e da Pinocchietto. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, non ci appartiene proprio lo spoil system, noi abbiamo messo dei professionisti, delle persone che si sono occupate di multi-utility nella vita e persone con esperienza. Voi, se non sbaglio, lo scorso amministratore delegato era un perito geometra. L'amministratore delegato di un'azienda che capitalizza 3 miliardi di euro in borsa era un perito geometra. Senza nulla togliere al perito geometra, sicuramente credo che ci vogliono dei tecnici con delle competenze ben più grandi. Contemporaneamente, se non sbaglio, ma anzi ne sono certo, sul VFM con un'assegnazione diretta alla governance precedente ha speso circa 160 milioni affidando a SAP l'informatizzazione dell'azienda e non credo che i dipendenti siano felici del sistema rigido con cui stanno lavorando in questo momento, ma questa governance scelta da noi sta cercando di rimediare anche ai problemi che avete lasciato. Per quanto riguarda le fontanelle, mi sembra strano che voi non siate a conoscenza che c'è una lettera della Regione, se non sbaglio, del 28 luglio 2017, in cui imponeva ad Acea la chiusura delle fontanelle fino al termine della crisi idrica. Grazie Presidente.